Beffa finale per il Teramo che a 2 minuti dalla prima vittoria stagionale si fa raggiungere da un colpo di testa di Venturini qui al stadio Romeo Neri di Rimini. Teramo che era passato in vantaggio già nel corso del primo tempo quando al nono praticamente il gol è stato inventato da Ventola. Da terra l'esterno biancorosso è riuscito in rovesciata a servire di Renzo a centro area e poi l'attaccante ha servito fuori area per Ranieri che di prima intenzione con il destro aveva portato in vantaggio la formazione di Zichella. Secondo gol consecutivo per Ranieri dopo quello di Salò della scorsa settimana. Poi il Teramo è andato incontro ai soliti problemi di manovra. Il Rimini è riuscito a portarsi in avanti diverse volte, lo ha fatto con un doppio Cicarevic, con una conclusione tra l'altro in una delle due opportunità deviata da Lewandowski. Ci ha provato anche Guibriel, cui tiro è finito di poco a lato. Poi Teramo che è tornato a farsi vedere dalle parti di Scotti e dopo la mezz'ora quando Spighi con un tiro deviato in calcio d'angolo ha praticamente portato successivamente al gol, poi annullato di Barbuti, anche se sembra fosse più avanti di Renzo che comunque è andato incontro al pallone, quindi comunque segnalazione che a prima immagine sembra esatta. Nel secondo tempo non ci sono state grandi occasioni, girandola di cambi da segnalare l'uscita di Spighi sempre nel corso della ripresa per un probabile nuovo infortunio che quindi sarà valutato nel corso delle prossime ore. E poi il thriller nel finale, il disastro finale per il Teramo quando Proietti è stato espulso al 45esimo per un contatto a palla lontana con Bonaventura. Non ha avuto dubbi il direttore di gara nell'estrarre subito il rosso diretto per il centrocampista. Dagli sviluppi di quel calcio di punizione Cecconi è andato al colpo di testa con un nuovo miracolo di Lewandowski e poi calcio d'angolo battuto da Candido con Venturini che è andato a colpire di testa indirizzando il pallone verso il palo più lontano. Nulla ha potuto questa volta Lewandowski per il gol del pari del Rimini e con un presidente Campitelli che quest'oggi era in panchina accanto al tecnico Giovanni Zichella visibilmente amareggiato. Vedremo poi nelle prossime ore se ci saranno decisioni sul tecnico.